no, andiamo, non si può. Chissà, magari ha preso il feltro per un prato. Me li fai vedere? Tu non li vuoi vedere, Ben? Sì, invece, ti prego, fammeli vedere. Ho tanta voglia di vederli. Davvero? Sì. Va bene. Questo è il nostro matrimonio. Sì. E lui è il nostro primo figlio, Benny Jr. Sì. Oh, questi siamo noi in vacanza alle Hawaii. La piccola Andy è sulle mie spalle e... da-da-da, Benjamin Jr. sulle sì, tue. Sì. Ecco la piccola Andy. Ah, questi sono i bambini in Svizzera che cantano lo yodel. I nostri figli sono davvero... carini. Sì. Ah, ciao, mamma. Ah, sì, mamma, sto bene. Sì. Sì, sì, c'è un attimo solo, è per te. Oh, perfetto. Ciao, Glenda. Perché mia madre chiama te? Gliel'ho già fatto vedere. Sì. Beh, pensa che i nostri bambini saranno molto belli. Oh no! Va bene, rimettiti a cucinare. Chiamami più tardi. Domani, sì, benissimo. Ok, Glenda. Un bacio anche a te, ciao. Grazie. Prego. E così tu e mia madre parlate, eh? Ah, sì, l'ho chiamata per farmi dare alcune tue foto da piccolo per l'album. Ehi, non mi avevi mai detto che hai portato i pannolini fino a 5 anni. Sai che ti dico? Devo andare... Oh, oh. No, andiamo, non si può. Chissà, magari ha preso il feltro per un prato. Benicchiotto. Dimmi. Hai programmi per questa sera? Questa sera? Ho un'altra sorpresa per te. Sai una cosa? Non è una serata buona, devo lavorare, tanto no, lavorare. No. Sì, lo so, c'è la partita dei Knicks, avevo in programma un tortino di broccoli e asparagi per te, per me, piazzati qui davanti alla TV. Invece dovremmo rinunciarci perché devo andare a lavorare e devo andare... Peccato, sai che ho i biglietti per questa sera? Biglietti? Biglietti, ottimi biglietti, posti in prima fila nel pieno dell'azione. Voglio dire, da lì senti veramente il sudore. Forse io posso farne a meno. Magari chiamo Tony e gli chiedo di sostituirmi, che ne dici? Grande! Oh, sì, grazie! Lo sai, amore, che è un piacere. Sì! Oh, guarda un po' che ore sono! Questa è una di quelle magnifiche esperienze che io voglio dividere con te. Thank you.